Salve ragazzi, io sono Fabio Linker e oggi siamo qua sulle news del giorno per parlare di diverse novità, soprattutto per quanto riguarda il bug della PS4 che mediante messaggio si bloccava la PlayStation 4, no? Sony informa che è stato risolto, però io vi consiglio comunque di tenere i messaggi solo per gli amici, così in base magari se ricapiterà sta cosa qua, se veramente oppure non l'ha risolto veramente, almeno evitate di dover ripristinare la console da capo. Spider-Man, in origine erano presenti più missioni legate al villain, ai nemici principali della storia, in poche parole. Si vede che ne hanno cavate perché forse non erano cioè, a livello qualitativo alto. Capita molto spesso che cavano le missioni perché non pensano che siano fatte bene o non pensano che magari potrebbero piacere così tanto, capito? A volte può anche capitare. Allora, Sony si sta organizzando per la campagna marketing di PlayStation 5. Beh, era ovvio, se devono annunciare una nuova console, è anche normale che si stanno preparando per una nuova campagna marketing per promuovere al meglio la loro console principale. Perché si sa che Sony, bene o male, il marchio Sony ormai è ancorato al nome PlayStation, perché se non ci fosse PlayStation, Sony sarebbe, non dico in fallimento, però sarebbe messa in acque abbastanza mosse, ecco, diciamo. Allora, gli sviluppatori di Dishonored stanno assumendo per un titolo multiplayer. Oddio, che noia. Basta, veramente basta. Tutti questi giochi multiplayer che non hanno futuro. Poi vedi che alla fine ci sono veramente pochi multiplayer che spiccano. E si vede. Alla fine moltissimi falliscono. Falliscono molto presto, quindi boh, facciano loro, però secondo me cioè, gli sviluppatori di Dishonored dovrebbero essere. Dovrebbero fare un altro titolo single player, no? Perché comunque hanno avuto successo con Dishonored, così con Prey. Seppure non un grandissimo successo, però hanno avuto ottimi riscontri da parte della critica, da parte dei giocatori. Io non sopporto questo dover per forza fare un gioco multiplayer. Ormai sembra che sia la moda, no? È veramente una roba che non capisco. Gli sviluppatori di Shadow of Mordor sono alla ricerca di uno scrittore appassionato di fantascienza. Forse per un gioco sulla fantascienza, molto probabilmente. Cercano uno scrittore per sviluppare la loro trama del prossimo gioco. Alla fine comunque, vi ricordate Agony, il fallimento horror? Ecco, l'edizione non censurata arriverà a fine mese, quindi su Steam, il 31 ottobre, per Halloween proprio, sembra quasi fatto apposta. Anzi, sicuramente l'avevano fatto apposta. Però ci sta, anche perché comunque secondo me censurare un gioco veramente non ha senso, cioè se metti il PEGI ci sarà motivo, non c'è bisogno di censurarlo, metti il PEGI 18, così sei sicuro di non doverlo censurare troppo, anzi di non doverlo censurare, cioè scusami. Vabbè, si sa com'è. In molti paesi purtroppo la libertà non esiste su questo ambito qua. Tony Hawk lascia tutti a bocca aperta su Instagram. Un nuovo gioco mobile uscirà presto. Vabbè, capirai, il gioco mobile, sai, secondo me non è che sia sta gran cosa, ecco. Cioè, mi ricordo i Tony Hawk che facevano tipo all'epoca, ma anche pochi anni fa, 5-6 anni fa mi pare. Erano veramente belli. Io li provai così giusto un po' ogni tanto ed erano fatti bene. Poi io non sono un amante dello skate, quindi non posso soffermarmi più di tanto sul gioco, però erano fatti abbastanza bene e ben curati. L'ultimo che è uscito ha avuto veramente dei riscontri negativissimi, mi ricordo. Mi sa 8 si chiama, non so, aveva un nome strano, non mi ricordo più. Comunque è stata una ciofeca, ecco, diciamo. Allora, sarà nell'evento X018, Xbox One 18, Microsoft e Ubisoft annunceranno un nuovo Splinter Cell nel corso dell'evento. Boh, chi lo sa, vedremo. Sta di fatto che Splinter Cell è una saga che
Ultimamente se ne sente parlare, quindi secondo me è molto probabile che ci sia una svolta su questo fattore qua. Nel senso che per me è molto facile che esca un nuovo capitolo a breve, nei prossimi 2 anni per dire, quindi perché no? E tra l'altro vi annuncio che Starlink è disponibile oggi, ufficialmente. Se qualcuno ci ha giocato, ditemi com'è, perché sono molto curioso. Ho annullato il pre-order per una questione monetaria e che non mi convinceva al massimo, però deve essere un bel prodotto, ecco. E basta. Basta. Per oggi può essere tutto. Io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!